interventi fatti da AGS in questi 5 anni sono tantissimi, e sono anche molto importanti per tutto lo sviluppo rurale nostro, soprattutto all'esterno, ma anche abbiamo dei blocchi interi come tutto il centro storico e gran parte delle zone rurali. E abbiamo ristrutturato delle strade, messo giù dei tratti di fognatura che erano anche complicati e che si dovevano fare. Abbiamo messo giù in parte, per esempio, l'Avaco, che è una strada di montagna che abbiamo attrezzato con le fognature e abbiamo approfittato per mettere le nuove condutture d'acqua. Dovremmo rifare tutto il centro storico, poi dobbiamo già rifare la pavimentazione, per cui ne approfittiamo per rifare l'impiantistica. Siamo già d'accordo con AGS, che faranno anche delle vasche di collettazione all'interno del centro storico, verranno suddivise le acque bianche dalle acque nere, perché adesso sono mescolate, una gran parte dei tubi sono da rifare, ci sono tutti i tubi delle acque bianche che sono completamente da rifare, anche questo sarà un lavoro enorme. Il collettore, sono più anni che AGS ce lo fa già vedere, ci fa vedere tutti i tubi in progettazione e che nell'arco degli anni verranno interrati per completare la parte che non è ancora stata fatta e già per cominciare a sostituire come il nostro centro storico.